tutti! Oggi sono qua con una nuova rubrica dedicata agli audiolibri. Negli ultimi 2 anni, infatti, mi sono avvicinata moltissimo al mondo degli audiolibri e vedo che incuriosisce sempre più persone. Quindi oggi ho deciso di parlarvi degli ultimi 3 audiolibri che ho ascoltato. Non sono necessariamente 3 titoli che vi consiglio o vi sconsiglio, sono semplicemente 3 titoli che ho ascoltato, di cui quindi vi darò la mia opinione personale. Magari fra queste letture ci sarà qualche cosa che incuriosirà anche voi, chissà. Partiamo da Fedeltà di Marco Missiroli. L'audiolibro è letto da Alberto Bonavia, o Bonavia, perdonatemi, e la durata complessiva è di 8 ore e mezzo. Ovviamente poi sull'applicazione che utilizzate per ascoltare gli audiolibri è possibile velocizzare la lettura, io in genere lo faccio sempre. Come si può capire dal titolo di questo romanzo, il tema principale della storia è appunto il concetto di fedeltà, fedeltà verso gli altri nei rapporti personali, sentimentali, ma anche fedeltà rivolta verso se stessi. Questo è stato il mio primo approccio all'autore, che conoscevo tantissimo di fama, e anche questo libro è stato super super chiacchierato. Siccome è un titolo che normalmente non avrei letto, ho deciso di ascoltarlo perché appunto era disponibile su Storytel, l'applicazione su cui ascolto gli audiolibri. Ho voluto tentare qualcosa di diverso fuori dalla mia comfort zone. Diciamo però che non è andata benissimo. I protagonisti di questa storia sono in realtà diversi. Inizialmente seguiamo una coppia di coniugi, un marito e una moglie, lui è un insegnante che ha avuto una tresca con una studentessa. La moglie inizia un po' a sospettare qualche cosa. La narrazione è molto particolare e in parte mi è piaciuta perché si passa comunque da una vicenda all'altra in maniera molto molto fluida. Inizialmente vediamo appunto il marito ripensare a l'equivoco avuto con la sua studentessa e poi passiamo alla visuale invece della moglie che racconta in prima persona appunto quello che le sta accadendo. È veramente un romanzo corale, ci sono diversi punti di vista che vanno a mischiarsi in maniera secondo me molto fluida. La storia è principalmente ambientata a Milano, ma ad esempio la studentessa è di Rimini, la città in cui sono nata, e quindi inizialmente mi sono vista molto coinvolta sotto questo punto di vista. Questo romanzo non mi ha convinta perché se da una parte le vicende comunque personali dei personaggi sono abbastanza interessanti, soprattutto se state cercando una lettura estiva, secondo me è la classica lettura da ombrellone, abbastanza leggera, non c'è abbastanza profondità né nella costruzione dei personaggi né nell'affrontare il tema principale della storia, la fedeltà. Ho trovato veramente diverse carenze da questo punto di vista, non ne sono uscita pienamente soddisfatta, mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso. Poi non so se sia lo stile dell'autore o questo romanzo in particolare, ma ho avuto l'impressione come se l'autore cercasse di attirare il pubblico, di farsi voler bene citando delle serie TV o dei libri cult, un po' per fare il figo, per intenderci, e in realtà questo a me non è piaciuto, l'ho trovato veramente fuori luogo, citazioni, riferimenti un po' buttati lì proprio per questo scopo. Quindi diciamo che è stata una lettura leggera che secondo me poteva andare molto molto più in profondità. Non è fra i libri che ricorderò a lungo, inizio già un po' a dimenticarmi la trama, devo essere sincera. L'ho letto a luglio, cioè l'ho ascoltato a luglio. Altra piccola delusione per quanto mi riguarda è stata Benevolenza Cosmica di Fabio Bacà, un libro edito da Delphi di cui avevo sentito parlare tantissimo, ma che anche in questo caso non avevo acquistato perché è molto fuori dalla mia comfort zone. Però, come succede spesso quando senti parlare tanto di un titolo, poi ti incuriosisci e vuoi farti un'opinione tua. Quindi, siccome l'ho trovato su Storytel, aveva una durata di 6 ore e 38, letto da Alessandro Tiberio, ho detto: proviamo. Il protagonista vive a Londra, tutta la storia in realtà è ambientata in Inghilterra, e Kurt improvvisamente ha una serie di colpi di fortuna. È una cosa molto particolare perché siamo abituati di leggere di personaggi sfortunati, in vicende disastrose, le disavventure di. Mentre in questo caso l'autore si interroga su un personaggio a cui invece che andare tutto storto va tutto bene. Che cosa succede in questo momento? Che cosa succede se appunto a una persona iniziano a succedere solo cose belle? Questa sorta di filosofia di fondo l'ho trovata molto interessante. Però secondo me non è stata sviluppata bene all'interno della storia. Forse
Forse per lo stile che è abbastanza incompatibile con i miei gusti, perché è molto artificioso. Spesso vengono utilizzati dei termini complicati, che non hanno necessità di essere così complicati. Non c'è sempre necessità di utilizzare un linguaggio così pomposo. E questo mi ha reso molto difficoltoso l'ascolto. Se l'avessi dovuto leggere, l'avrei abbandonato immediatamente. Quindi già solo ascoltare questa storia è stato un po' pesante. In realtà poi non mi sono nemmeno interessata molto a quello che succedeva al protagonista, mi sono veramente disinteressata molto presto, non so se per mancanza di interesse mio nella storia o se per via dello stile. Fatto sta che non mi ha detto nulla di che. Era interessante appunto vedere che cosa sarebbe successo, il concetto di fortuna, di meritare, o meno quello che accade essenzialmente, la ripercussione che possono avere tutte queste cose belle che accadono anche sugli altri. Solo verso la fine, secondo me, ha preso una piega per i miei gusti più interessante. Forse perché c'è stato un risvolto emotivo barra sentimentale che non mi aspettavo e l'ho trovato un finale molto tenero e dolce. Però a parte questo, una lettura che non rifarei, che non consiglierei personalmente, perché veramente mi ha lasciato indifferente, non mi ha detto nulla. Concludiamo però questo video con un ascolto che invece mi è piaciuto molto. Ovvero Le principesse della seta e altri racconti. Di Alessandra Valpieri, letto da Angelica De Rosa, ha una durata complessiva di 1 ora e 38. Si tratta di una raccolta di storie. Se non sbaglio, l'edizione cartacea è pure illustrata, ma non ho idea di che tipo di illustrazioni siano, quanto siano presenti nel libro. L'audiolibro invece mi è piaciuto molto, mi ha tenuto compagnia mentre avevo dei lavoretti da fare in casa. Ecco, secondo me raccolte di questo tipo sono molto comode da ascoltare quando si fa qualche cos'altro e quindi non si è troppo troppo concentrati, perché normalmente si rischierebbe di perdere il filo del discorso, mentre trattandosi di una raccolta di storie, quasi di fiabe, erano un po' più leggere, secondo me erano perfette per andare a riempire quei silenzi nei momenti di pulizia, riordino, eccetera. La Cina è uno di quei paesi che non so per quale motivo non conosco tanto e spesso non mi viene nemmeno da approfondire tanto, quando in realtà nasconde secondo me delle vere e proprie perle. Me ne sto accorgendo negli ultimi 2 anni circa con la collana di Bao dedicata al fumetto cinese, che anche in quei casi si rifanno spesso alla cultura, ai costumi, vediamo gli abiti, il cibo in particolare, e mi incuriosisce sempre di più, quindi sono stata contenta di aver ascoltato appunto questa raccolta perché mi ha permesso di scoprire qualcosa di più. Ci sono ad esempio degli aneddoti sul calendario cinese, sullo zodiaco in particolare, come sono stati scelti gli animali dello zodiaco. Ci sono poi delle storie che riguardano le principesse, i bachi da seta. Insomma, sono sì dei racconti fantastici, ma che si legano proprio a magari quelle credenze popolari così diverse e lontane da noi, non soltanto geograficamente parlando, ma proprio per il tipo di cultura diverso. Attraverso questa raccolta si può percepire anche magari quelle cose a cui si dà più importanza, che magari incidono di più sulla quotidianità. È stata veramente una bellissima scoperta e un ascolto super piacevole. E niente, questi erano gli ultimi 3 audiolibri che ho ascoltato. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa nuova rubrica qua sul canale, se ascoltate anche voi audiolibri, se vorreste più consigli al riguardo. Magari fatemi sapere anche se potrebbe interessarvi un video generico sugli audiolibri, ovvero dove li ascolto, quanto costano, se ho provato diversi servizi, audiolibro versus libro o ebook, quando preferisco leggere cosa, insomma. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!